Siamo giunti all'ultima puntata di questo primo ciclo 2006 di Sport Life, il contenitore televisivo dedicato al fitness e a tutte le tematiche che caratterizzano il settore del benessere psicofisico. Fuori c'è un sole incredibile, per quello mi sono messo questi occhiali, perché non vedo l'ora di tuffarmi nel mare, anche perché è il momento proprio di sfoggiare questi corpi scultorei che grazie a questa trasmissione siamo riusciti a plasmare. Quindi da Max Bertolani un cordiale ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito e soprattutto a tutti quelli che ci hanno inviato numerose lettere di consenso. Vi ringrazio tantissimo e ringrazio anche la redazione del bimestrale Sportman & Fitness che ci ha permesso di impreziosire il nostro programma con contenuti interessanti per tutti gli appassionati di fitness. E ora io lascerei tutti i nostri telespettatori ai consigli di Massimo Spattini inerenti a poter affrontare un'estate tonici al massimo con degli addominali scolpiti. Quindi lascio tutto al guru del fitness Massimo Spattini per i consigli per tutti i nostri telespettatori sportivi e non. Ciao Massimo, vai! Grazie Max e un saluto particolare ai telespettatori di Spotlight. E se credete che gli addominali non si possono allenare con una macchina multipla a casa, bene, oggi vi smentiremo. Questo esercizio è denominato crunch ai cavi. Prima di parlare di questo esercizio in maniera specifica, è opportuno fare una premessa. Ogni muscolo è interessato avvicinando i due capi ossei nel quale si inserisce. Partendo dalla premessa che il muscolo retto addominale si inserisce nell'apofisi xifoidea dello sterno e nella sinfisi pubica, la sua contrazione comporta l'avvicinamento dello sterno al pube. Quindi tutti gli esercizi che in effetti non comportano questo avvicinamento in realtà interessano il retto addominale solo in maniera indiretta. Per esempio la cosiddetta alzata del busto o sollevamento delle gambe in realtà fanno intervenire il muscolo di lo psoas, che è un muscolo che si inserisce nella colonna vertebrale e quindi possono causare il mal di schiena. Viceversa, l'arrotolamento della colonna vertebrale che permette di avvicinare lo sterno al pube isola il retto addominale, potenziando così i muscoli addominali e preservando la colonna vertebrale. Non bisogna mai eseguire questo esercizio con carichi pesanti ed è meglio